Ciao a tutti, Nessini, siamo qui in un nuovo video di apertura pacco a sorpresa. Allora, è un pacco misto, credo, cioè ancora non l'ho aperto, ma penso sia quello, di cose a sorpresa dal Giappone. Molte di queste cose già so quali sono, ma altre ancora no. Le apriremo ovviamente insieme. Quindi niente, direi di andare a vedere e scoprire se veramente è quel pacco che stavo aspettando oppure no. Ci saranno cose di Sailor Moon, ci saranno cose di Sanrio e altre cose, insomma, che scopriremo insieme. E ora lo vado ad aprire e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, eccolo qua aperto. C'è questa che dopo andiamo a vedere bene. Qua c'è della carta che possiamo togliere e sì, sono proprio le cose che aspettavo, ma c'è anche molta più roba, credo siano molti omaggi. Quindi niente, tiriamo fuori una cosa alla volta e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, eccoci qua, iniziamo a vedere le cosine. Mi sono messa il pacco in braccio, anche se sarà un po' sporco, vabbè. Però andiamo a vedere che cosa c'è dentro e anche tutti gli omaggi perché sono molto curiosa. Allora, questo è il primo pacchettino. Vediamo cosa c'è dentro. Penso sia solo il bigliettino di ringraziamento. Sì, esattamente. Ok, carino, comunque lo tengo da parte. Vediamo gli omaggini. Allora, questo è il primo ed è un masking tape, un washi tape con tutti gli unicorni e la fantasia è questa qua. Molto carino. Ce ne sono due, mi sa. Aspettate che non metta a fuoco. Eccolo. Ci sono, sì, gli unicorni, questa cosa qua e questo qui invece è quello piccolino, sempre arcobaleno con la luna, le stelle, eccetera. Non lo apro tanto la fantasia si vede meglio qua, comunque molto carino, sempre giapponese. Poi abbiamo due matitine di Super Mario, carino. Eccole qua, e sono B. Carine anche queste, sempre giapponesi originali. Super cute. Poi altro omaggino, credo sia questo, sì. È una collana, queste di solito le danno con i dolcetti, tipo. In Giappone, tipo con i wafer, una cosa così. Vediamo cosa c'è dentro, cioè com'è fatta la collanina. Allora, plastica ovviamente, e penso sia Jasmine, sì, è la sagoma di Jasmine. Qua c'è il genio e qua c'è la lampada e la luna e la stella. Carine, carina dai. Qua c'è tutto l'artwork delle principesse e penso ci potessero essere tutte le loro sagome. Carina, mi piace. Poi altro omaggino è questo, carino, è un Magikarp. Allora, vediamo un po'. Eccolo qui. E si dà la carica e tipo nuota, immagino. Sì. Carino, anche queste si muovono le pinne. Carino, dai, mi piace, anche lui. Altro omaggino, un sacco di omaggi. Wow. Ok, allora abbiamo questa. Che è un pencil topper, credo. Sì, non credo sia una gomma da cancellare, penso sia. Ah, no, ok, per me, giustamente. C'è la sagoma del telefono. È per mettere sul cavo del telefono ed è un unicornino protettore del cavo. Che tra l'altro l'ho dovuto ricomprare perché mi si è rotto il cavo, quindi penso lo metterò su quello nuovo. Molto carino anche lui. Questo è adorabile, vabbè, lo amo. Oh mio Dio. Allora, è ispirato a Doremi. Io lo amo, quel cartone, cioè della mia infanzia proprio, eccolo qua, Doremi Sanrio, collaborazione. Ci abbiamo Raganella, questa qua, personaggio di Doremi, non so se lo conoscete, ma vedetevelo. E qua c'è Acheroppi, che è uno dei miei personaggi Sanrio preferiti, quindi sono super contenta, veramente adorabile, piace tantissimo. Ed è una spilla, sì, è una spilla. Non ero sicura se fosse uno specchietto, ma è una spilla, molto carina. Poi cosa abbiamo? Altre cosine. Un sacco di altre cosine. Wow, veramente tantissime. Ok, questi sono tutti omaggi. Allora, abbiamo questo bellissimo, è un bicchiere di, credo sia di Shigaraki. Sì, bellissimo, di My Hero Academia. Eccoli, sono di quelle serie Kushi. Questo è il premio E. E qua abbiamo gli altri che si potevano trovare. Abbiamo questo qua dei Villains. Questo qua che ho io di, eccolo, Tomura Shigaraki. Poi ci abbiamo di Dabi, ci abbiamo di Twice, ci abbiamo di Himiko.
di Spinner e Mr. Compass e ovviamente di Kurogiri. E quindi qua invece tutti insieme la apriamo e vediamo com'è questo bicchiere. Bellissimo tra l'altro. Eccolo qua. È in plastica. Ah, era a sorpresa allora. Ok, quindi non è Shigaraki, quello era soltanto. Ok, a sorpresa abbiamo trovato quello di Mr. Compass. Carino. Non il mio villain preferito di My Hero Academia, però comunque molto carino. E niente, è nero, bello, plastica. Lo userò, non so se lo userò come bicchiere, forse sì, per l'aranciata o qualcosa così. Bellino, molto. Wow, un sacco di omaggi. Ancora, non abbiamo finito. Allora, ma quando arrivano le cose che ho comprato? Ok. Allora, questo qua, altro omaggino. Ed è... Oddio, adesso non mi viene il nome. Aiuto. Non mi viene. È un Pokémon, comunque. È molto carino. Non mi viene. Mi viene Skitty, ma non è Skitty. Comunque, ditemelo nei commenti se ve lo ricordate. Se c'è scritto dietro o no. Molto carino. Con tema cibo. Penso che sia un altro dei premi delle Cugi, credo. Sì, penso sia una delle serie Cugi. Delle pesche, insomma, sorpresa. Questo qua. Carino. Sono tipo tema dolce barra criceatini. Ma questa cos'è? Una pistola? No, non capisco. È tipo boh, armato e cibo. Carino, strano ma molto carino. I giapponesi fanno tutte queste cose kawaii particolari. Poi, questo che cos'è? Uno squishy, tipo con gli occhi. Non lo tiro fuori perché tanto è di quelli con l'acqua dentro. È tipo una palla squishy con dentro degli occhi e antistress. E sembra quasi da cibo, ma non è cibo. È carino, comunque. Poi, ancora? Ancora omaggi, oh mio Dio. Ok, allora abbiamo la principessa Tiana della principessa Ranocchio, che sta facendo tipo un inchino. Ed è un... Perché qua è vuoto? Non lo so. Non so, forse è tipo... Si mette, non lo so, portafogli, così, non so, non c'ho idea, carina comunque, e anche un portachiavi, molto fatto bene, questi sono penso dei gashapon, poi, wow, allora stiamo per arrivare alle cose che ho comprato finalmente, ma non abbiamo finito, allora, qua ci sono altri due omaggi, sono due cartoline, questa qua, Christmas, dei Disney, personaggi Disney e anche questa con Toy Story carinissime, non le userò mai ovviamente, non metterò mai queste come biglietti d'auguri. Mi sa che abbiamo l'ultimo omaggio e poi sì, e poi sono finalmente le cose che ho comprato. Allora, questo è un altro omaggio ed è penso sempre delle spille, collaborazione stavolta Sanrio Sailor Moon invece che Doremi. E qua ci sono tutte le opzioni possibili. Allora, non so quale mi sarà capitata, ma se proprio devo scegliere, vorrei questa con Pociacco, oppure questa, oppure questa. Però, ah no, vabbè, sono tutte carine, quindi non lo so, vediamo. Pociacco, sì, proprio quella che volevo. Che carina, la mia preferita. Top, bellissima, è la mia preferita. Pociacco è il mio preferito in assoluto e il secondo è Croppy, quindi sono super contenta. È bellissima, bellissima. E ora arriviamo alle cose che finalmente ho comprato io. Allora, questa qua è una blind, sempre di questa serie. Quindi vediamo, non mi ricordo quale, non mi ricordo se era a scelta o è a sorpresa, quindi ora lo scopriremo insieme. Ci sono appunto tutte le loro standees tipo clear, insomma trasparenti. A questo punto, visto che Pociacco già ce l'abbiamo, vorrei e quegli altri che ho detto, quindi o lei, o lei, ma sono tutti carini, ripeto, quindi cioè, non ho grandi preferenze. Sì, perfetto, bellissima, bellissima. Abbiamo appunto Mercury. Con Cinnamon Roll e adesso non lo monto, comunque un mini 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 standees. Questi costavano, mi sa, sui 10
È un po' tanto perché sono piccolini, me li aspettavo un po' più grandi, devo dire. Però vabbè, non fa niente. Poi visti tutti gli omaggi ci mancherebbe. È bellissima. Piccolino, veramente minuscolo. Adesso, cose più consistenti. Altri premi Cuji. Questi due mi sono capitati, ovviamente. Cioè no, questi quattro mi sono capitati. Questa era una Cuji, una pesca di Sanrio Night Pool. C'erano anche minifigure, mi sa, peluscini e astucci. Io preferivo gli altri premi, devo dire, però mi sono capitati questi qua. Sono il 31 e il 36, sono comunque molto belli, sono tutti olografici. Abbiamo Hello Kitty, sono belli grandi comunque. E abbiamo questo qua che si chiama Koji Myun, non ne ho idea. Questo è un personaggio Sanrio che non conosco sinceramente, ma è molto carina. E qua ha tipo un gamberetto con gli occhi, non ne ho idea. Comunque era una tutta a tema swimming pool. Una party in piscina, molto carini, devo dire, belli. Ora, due cose più consistenti che sono dei premi Cuji di Sailor Moon. Iniziamo da questo, che è bellissimo. Ci sono anche due sticker, tra l'altro, che io cerco di non rompere perché sono molto carini. Aspettate, non ti rompere, please. Ok, allora è un bicchiere, questo, bellissimo. Di vetro, credo. E questo, eccolo qua. Sì, è di vetro ed è fatto così, con tutti gli scettri o le spille di Sailor Moon. Eccolo qua. Era una serie tutta pastellosa, molto carina, tema beauty, eccetera. Apriamolo. Bellissimo. Era uno di quelli che volevo di premi, quindi sono contenta. Non ho tutta la lista dei premi, mi dispiace, non posso farvela vedere, però bellissimo. Mamma mia, è fragilissimo. Devo starci attenta. Questo anche per il gelato, secondo me è molto carino. Non lo metterò mai a fuoco, però eccolo. Bello, molto. Bellissimo. Adesso, ultima cosa del pacco, poi è finito. Ok, volato via il pacco. Allora, è questo altro premio ed è una sacchettina con tutte loro. Questo era il tema del Cuji, appunto, della pesca. E ci sono tutte loro vestite floreali. Bellissimo. È tipo il raso. È fatta così. Dietro c'è pure i volano. E ha i cordini per stringerla e legarla. Ora la tiro fuori. Eccola qua. E appunto di dentro ci si può mettere make-up o quello che volete, insomma. È molto bella. Non so se la userò mai, non so se avrò il coraggio di usarla perché è veramente bella. E è questo qua. Bellissimo. Ok, penso di avervi fatto vedere tutto. Il video è lunghissimo, ma c'era un sacco di roba nel pacco. Fatemi sapere se vi siete divertiti a vederlo insieme a me. Io mi sono divertita a scoprire tutte le cose che. Tutti gli omaggi più che altro perché non sapevo di averli. Di riceverli, insomma. Ci vediamo in un prossimo video, se il video vi è piaciuto lasciate un pollice in su, iscrivetevi mi raccomando, restate sintonizzati, attivate la campanella e restate sintonizzati anche per i video apertura delle uova di Pasqua. Noi ci vediamo in un prossimo, un bacione e a presto, ciao!